Rispetto alla lezione precedente, in cui abbiamo parlato di integrali per parti indefiniti, oggi torniamo agli integrali definiti e facciamo degli esempi in fisica. Vediamo quando si usano nella fisica. Allora, vi ho scritto qui le formule che conoscete per quanto riguarda le derivate. Noi abbiamo che la velocità è la derivata dello spazio rispetto al tempo, quindi possiamo scrivere v dt uguale a s. Allora, questo ci dice che se noi vogliamo trovare lo spazio S, quindi S meno S0, facciamo finta di integrare tra S e S0 questo spazio, e qui invece integriamo da t a t0. Quindi la cosa che è importante è che lo spazio viene visto come l'integrale di v per dt. Quindi se la velocità è la derivata dello spazio, lo spazio sarà l'integrale della velocità. Potete semplicemente scrivere S uguale integrale di v dt più una costante. Questo S0 è praticamente la costante che è da questa parte. Allo stesso modo possiamo dire che la velocità è uguale all'integrale da t0 a t di a per dt, dove dovete pensare all'accelerazione come una funzione nel tempo. Quindi l'integrale dell'accelerazione variabile nel tempo mi dà la velocità, e qui ci mettiamo la costante che sarà v0, cioè la velocità all'istante t0. Stessa cosa per l'intensità di corrente. L'intensità di corrente è la derivata della carica rispetto al tempo, quindi la carica sarà l'integrale, che diciamo da t0 a t, di i in dt, e poi ci sarà una quantità q0, se ce l'abbiamo, che è la carica al tempo t0. Un discorso un po' a parte merita quello del lavoro. Voi il lavoro lo conoscete con questa formula. Questa in realtà è una formula vettoriale, cioè prodotto scalare tra due vettori. Prodotto scalare vuol dire semplicemente fare la componente parallela per lo spostamento S. Supponiamo che S vada da qui a qui. Questo è il lavoro. Immaginiamo per semplicità che F ed S siano lungo lo stesso percorso, ma immaginiamo che F non sia costante. Se F non è costante, l'operazione che si fa è quella di dividere tutto questo spostamento da S0 a S1 in tanti piccoli intervalli, in modo che la forza si pensi costante. Quindi che cosa vuol dire qui? Io devo sommare tutti i lavori elementari, quindi per calcolare qui il lavoro dovrei fare dl1 più dl2, eccetera, eccetera. Il lavoro è dato da questa espressione, l'integrale da f di s da s0 a s1, cioè io sto sommando tutti i lavori elementari. Come detto qui, la forza elastica ha un'espressione del tipo meno kx. La forza elastica è una forza non costante, quindi se io dovessi calcolare il lavoro devo integrare da x con 0 a x1 meno kx in dx. L'integrale è x quadro fratto 2, e quindi avrò x quadro fratto 2 da x0 a x1. Quindi che cosa avrò? Avrò meno k x1 quadro mezzi più k x0 quadro mezzi. Come vedete, questa qui è la nota formula dell'energia elastica, un mezzo k x quadro. Ecco, un altro esempio è il caso del potenziale elettrostatico, che deriva dal lavoro della forza di un campo elettrico. Il potenziale
elettrostatico, qua vi dice, abbiamo un punto materiale che si sta muovendo di moto rettilineo e la velocità V è data da questa formula. Bisogna calcolare la velocità media e lo spostamento tra 2 secondi e 8 secondi. Allora, risoluzione di questo semplice esercizio. Lo spostamento non è altro che l'integrale da 2 a 8 secondi di questa della velocità. La velocità è data da questa formula. Allora, al solito faccio, trovo una primitiva moltiplicando per 2 e moltiplicando per 1/2. Qui io trovo 1/2 per il logaritmo naturale di t quadro più 2, il tutto compreso tra 2 e 8. Allora, che cosa abbiamo? 1/2 per logaritmo naturale di 64 più 2 è 66, meno logaritmo naturale di 4 più 2 che fa 6. Quindi abbiamo 1/2 ln di 11. Quindi calcolerete lo spazio percorso tra 2 e 8, tra 2 e 8 secondi, se la velocità ha questa legge, è questo numero qua. Ora, quando chiede invece la velocità media, qui c'è il teorema della media integrale, cioè la velocità media è un delta S fratto delta T, ma il delta S ce l'abbiamo, che è questo 1/2 ln di 11, il delta T non è altro che 8 meno 2, che fa 6, e poi quindi cosa viene? 1/12 ln di 11. D'accordo? Se avete domande, scrivetemi. Ecco, se avete domande, scrivetemi, è inteso che voi mi scrivete, ma non ci sarà una risposta immediata. Fate conto che io vi rispondo sempre verso sera. Bene, questo è un altro esempio in cui c'è un circuito che si sta muovendo con una certa velocità all'interno di un campo magnetico B. La forza elettromotrice è data da questa formula. Vogliamo determinare il flusso dopo 4 secondi, sapendo che al tempo 0, all'istante 0, il flusso è nullo. Allora, voi sapete che la legge di Faraday-Neumann-Lenz vi dice che la forza elettromotrice non è altro che meno de φ su de t, cioè se io derivo il flusso ottengo la forza elettromotrice. Siccome qui ho la forza elettromotrice, come faccio a trovare il flusso? Naturalmente, se io meno lo porto dall'altra parte, naturalmente devo integrare meno 3t quadro più 2t, lo devo integrare da 0 a 4. Ora faccio il calcolo, quindi viene fuori meno, la primitiva di 3t quadro è t3 su 3, quindi si semplifica, viene meno t alla terza, la primitiva di 2t è t2 su 2, quindi viene più t quadro, il tutto tra 0 e 4, quindi come dire, cambio il segno meno, 3 meno t2 tra 0 e 4. Allora, 4 per 4 per 4 viene 64, meno 16 uguale, 40, poi meno 0 più 0, viene 48. Allora il flusso è dato da 48 Weber. Weber. È ovvio che era possibile anche procedere in questo modo.
mi calcolo il flusso sarà una funzione del tipo T3 meno T2, quindi ciao che è una... più una costante C. Questa formula mi dice semplicemente che phi di 0 è uguale a 0 e quindi phi di 0 uguale a 0 uguale a C, quindi questo C non c'è. Il calcolo dopo 4 secondi basta farlo calcolando phi di 4. Questo un altro modo, senza star via a calcolare l'integrale definito come ho fatto io. Vediamo un ulteriore esempio. Questo esempio, questo è un esempio sulla corrente alternata. Abbiamo una corrente alternata che ha questa equazione, questa formula, 5 seno 250 pi greco t. Bisogna calcolare la quantità di carica tra 0 e 0,1 secondo e poi lo stesso il valore medio di questa intensità. Il valore medio basta dividere la quantità di carica, fare delta Q fratto delta T e siamo a posto. Qui basta poi fare delta Q che abbiamo calcolato diviso delta T, cioè diviso 0,1 secondo, abbiamo il valore medio. Calcoliamo solo la quantità di carica. La quantità di carica è l'integrale tra 0 e 0,1 secondo di 5 seno di 250 pi greco t in dt. Allora, questo è un integrale elementare. Che cosa dobbiamo fare? A parte il 5 che possiamo tranquillamente portare fuori, 5, dobbiamo moltiplicare e dividere per la derivata di 250 pi greco t, quindi dividiamo per 250 pi greco integrale tra 0 e 0,1 del seno di 250 pi greco t e ci mettiamo qua la derivata che è 250 pi greco e poi qua ci mettiamo dt. Allora, qui abbiamo un cinquantesimo pi 1 fratto 50 pi greco. Adesso ci calcoliamo la primitiva del seno è meno il coseno, quindi meno il coseno di 250 pi greco t. Questo è un integrale elementare, l'integrale immediato tra 0 e 0,1. Allora andiamoci a calcolare 1 fratto 50 pi greco. Prima vado a sostituire 0,1, quindi 0,1 viene coseno di 25 pi greco meno il coseno di 25 pi greco. Il coseno vado a sostituire 0 di 0, facciamo il calcolo, quindi viene 1, facciamo il calcolo qui, stavolta vogliamo andare fino in fondo, viene 1 su 50 pi greco per, allora, coseno di 25 pi greco, come dire il coseno di pi greco, che fa meno 1. Quindi abbiamo 1, questo qui vale 1, cioè il meno davanti sarebbe meno meno 1, e poi più 1. Quindi viene qui 2, quindi 1 fratto 25 pi greco. Faccio il calcolo, viene circa 0,0127. Questi qui sono coulomb, vuol dire che la quantità di carica che passa attraverso una sezione del conduttore tra 0 e 0,1 secondi è di 0,0127 coulomb. È chiaro che poi il valore medio, come anticipavo prima, il valore medio dell'intensità è un delta Q su delta T, quindi è quel valore lì diviso 0,1 e quel valore 0,1 fa 0,127 ampere. Allora, è tutto per oggi e ci vediamo la volta prossima. Grazie, arrivederci.